nasce questo progetto e quali aspettative ci sono, quali prospettive ti aspetto? Allora, il Dipartimento Dipendenze Patologiche ha dovuto interessarsi di gioco d'azzardo patologico già da tanto tempo, già dal 2005, in quanto già da allora abbiamo avuto delle richieste da parte del territorio rispetto a questa problematica. E proprio per questo, probabilmente perché più di altri territori è stato esposto al rischio di essere coinvolto in questo tipo di patologie, presso il Dipartimento c'è un servizio per le dipendenze comportamentali e il gioco d'azzardo patologico. È nell'ambito di questa attività che noi come Dipartimento ci interessiamo di prevenzione. Per quanto riguarda la prevenzione del gioco d'azzardo, abbiamo fatto partire in quest'anno un progetto che è anche molto ambizioso, perché voleva essere un po' diverso dai soliti progetti di prevenzione che comunque nel territorio abbiamo sempre fatto, perché volevamo fosse assolutamente innovativo, che fosse efficace ma soprattutto molto coinvolgente. Ed è per questo proprio che abbiamo con la ASL di Taranto stipulato un accordo con il Teatro Pubblico Pugliese, e utilizzando le risorse territoriali del CREST e della compagnia teatrale del Teatro delle Forche, abbiamo realizzato questo programma di prevenzione che coinvolgerà molti giovani e che si attuerà attraverso dei laboratori teatrali. In questo contesto anche questa giornata sicuramente bellissima, con il contributo dei professionisti del Taxi 1729. Questo è il nostro punto di partenza ad oggi, perché vogliamo rilanciare proprio da questa giornata, vogliamo rilanciare delle attività sul nostro territorio che è particolarmente sensibile, particolarmente esposto al rischio di queste problematiche, rilanciare un'attività che in futuro intanto consolidi quello che abbiamo fatto e sicuramente ci dia anche spunto per realizzare altri tipi di interventi.